Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Abbiamo già fatto una ricetta con la pasta, salsiccia e funghi. Oggi andiamo a fare, come vi avevo promesso in quell'altro video, una versione con la panna. È una versione che si avvicina molto a quella che è la norcino. Vi dico che si avvicina, che non è ancora la ricetta originale al 100%, perché non ho la salsiccia di Norcia, che poi fondamentalmente è lei che rilascia questo sapore importante e unico, particolare a questa preparazione. Però si può fare anche con altri tipi di salsicce, come andrò a fare io oggi, e poi il tipo di pasta. Una cosa che vi voglio dire, generalmente se si utilizza soltanto la salsiccia e la panna, perché in questo caso ci va la panna, oppure al posto della panna si può mettere la ricotta e viene buonissima lo stesso, molti la fanno per averla un pochino più magra. Si utilizzano le pennette, quindi pasta corta. Se invece volete utilizzare, quindi fare la ricetta, quella più antica, più tradizionale, quella con gli strangozzi, che è una pasta fresca fatta in casa, allora lì in quel caso si possono aggiungere anche i funghi. Dato che noi andiamo a fare anche con i funghi, e non ho voglia di mettermi lì a farmi la pasta fatta in casa in questo momento, visto che non ho neanche la salsiccia quella giusta, ho una buona salsiccia, allora utilizzerò questa, che sono le reginette, che le ho selezionate io perché a me piacciono molto con questo tipo di preparazione. Va bene, dai, bando alle ciancio, ciancio alle bande, o bim bum bam, già tanto avete visto tutto quanto, andiamo a vedere quali sono le dosi e cominciamo la nostra preparazione. Per 4 persone abbiamo bisogno di 350 g di salsiccia. La salsiccia di Norcia è molto saporita ed ha il profumo caratteristico. È aromatizzata con aglio e pepe. Sale grosso per la cottura della pasta, 250 ml di panna fresca, un bicchiere di vino bianco e, opzionale, ma lo consiglio, una punta di noce moscata. Sale fino e pepe, olio extravergine di oliva e poi le reginette, ne utilizzerò circa 250 grammi, un pochino di timo, aglio e peperoncino e circa 50 grammi di pecorino a media stagionatura oppure anche del parmigiano reggiano. Premetto, questa non è la ricetta originale ma è una mia versione. Tant'è vero che l'ho chiamata reginette ai funghi, salsiccia e panna, quindi non ci sono discussioni al riguardo. I funghi decidete un po' quali utilizzare, dai porcini, ai chiodini, ai pioppini, quelli che più vi garbano, ne abbiamo bisogno di 350 grammi. Comincio con il eliminare il budello dalla salsiccia. Per farlo è molto semplice, basta fare un'incisione con la punta di un coltello ben affilato e il gioco è fatto. La salsiccia è pronta e la teniamo un attimino da parte. Passiamo all'aglio. In questo periodo dell'anno l'aglio è fresco, quindi non è importante eliminare quello che è il germoglio interno. Il germoglio interno si elimina soltanto quando tende ad essere un pochino verdognolo, ok? In quel caso va eliminato perché crea problemi di digestione. In questo caso invece non c'è nessun tipo di problema, proprio perché è fresco. Lo metto dentro uno schiacciaaglio oppure lo tritiamo molto finemente e lo inseriamo all'interno di una padella. Aggiungo un filo d'olio extravergine di oliva, se vi piace anche un pochino di peperoncino tritato e cominciamo a far soffriggere bene il tutto. Quando l'aglio comincia a dorarsi inseriamo subito la salsiccia. Come vedete la salsiccia l'ho solo privata del budello e poi l'ho inserita così direttamente all'interno della padella. Ora con il cucchiaio di legno la vado a spezzettare fino a che non ho raggiunto la giusta dimensione dei pezzettini di salsiccia. Vedrete che piano piano lei si andrà a sgretolare e sarà perfetta. Qualcuno si domanderà perché inserisco delle spezie come il timo e la noce moscata. Il motivo è molto semplice, non essendo la salsiccia quella originale bella saporita, ho bisogno di andare a dargli delle tonalità, quindi di andare a fare in modo di enfatizzare alcuni profumi e le spezie fanno proprio questo. Dopo aver aggiunto il timo e la noce moscata, avete visto, ne ho messo veramente poco sia di uno che dell'altro, giusto per dare un profumo, una tonalità, aggiungiamo anche una bella macinata di pepe, sempre al gusto, e continuiamo la cottura per 4 o 5 minuti. In questa maniera abbiamo preso una salsiccia meno nobile e l'abbiamo insaporita, quindi l'abbiamo valorizzata. E questo è un piccolo segreto che in cucina può essere utile per tante altre preparazioni.
A proposito, avete visto anche come si è disfatta bene la salsiccia? Non serviva andarla a impastare prima, perché durante la fase di cottura avremmo comunque ottenuto questa consistenza. Passiamo ai funghi. Li tagliamo in maniera grossolana, eliminiamo la parte dei gambi, quella un pochino più fibrosa di quelli grossi, quelli più piccolini magari li lasciamo interi oppure li tagliamo solo a metà. Quindi li inseriamo all'interno della padella. Distribuiamo bene all'interno della padella per fargli toccare il calore anche a loro, per farli mescolare con il resto del condimento. Quindi aggiungiamo un pochino di sale, poco sale. Allora, la salsiccia ha già una quantità di sale al suo interno, quindi prestate attenzione anche a questo, però una punta di sale ci vuole comunque, perché i funghi hanno bisogno di questa punta di sale diretto per far fuoriuscire quella che è la loro acqua di vegetazione. Dopo aver aggiunto questa punta di sale, mettiamo il coperchio e continuiamo la cottura per 3-4 minuti, in maniera tale che questi liquidi, l'acqua di vegetazione contenuta all'interno dei funghi, esca fuori e vada ad insaporire anche la salsiccia. A questo punto siamo pronti per la cottura della pasta. L'acqua bolle, quindi mettiamo il sale e caliamo anche la pasta. Torniamo alla preparazione principale. Quando vedrete che l'acqua di vegetazione dei funghi sarà evaporata e i funghi cominceranno ad attaccarsi alla padella, e questo è positivo perché così deve essere, aggiungiamo un bicchiere di vino bianco. Premetto, rispondo già a una domanda: posso utilizzare i funghi congelati? Assolutamente sì, puoi utilizzare anche i funghi congelati. L'unica cosa che avrai bisogno di un pochino più di tempo per raggiungere questo livello, perché i funghi congelati avranno una quantità maggiore di acqua. Quindi se utilizzi i funghi congelati, ricordati che comunque dovrai raggiungere questo risultato, cioè che arriveranno al punto di quasi attaccarsi alla padella, esattamente come quelli freschi. Se invece utilizzi quelli secchi, li lasci in ammollo mezz'oretta. Dopodiché, quando li inserisci, aggiungi un mestolo di acqua di cottura della pasta e aspetti che anche questa acqua di cottura della pasta che hai aggiunto, perché hai aggiunto i funghi secchi, sia evaporata. Solo a quel punto potrai aggiungere il vino. Mi raccomando, in questa fase fuoco bello vivo, perché la parte alcolica del vino deve evaporare. Quindi mettete il coperchio, abbassate il fuoco e continuate la cottura fino a quasi quando la pasta non è pronta. Quando abbiamo raggiunto questo risultato, aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura della pasta per addolcire la nostra preparazione e per far formare una crema di base, in quanto gli amidi rilasciati dalla pasta durante la fase di cottura permetteranno la formazione di una crema. Vedete che spettacolo, c'è un profumo pazzesco. Ora, quando si è asciugata anche un po' questa acqua di cottura della pasta che abbiamo aggiunto e la crema inizia ad inspessirsi, aggiungiamo la panna. Quando la panna comincia a bollire, possiamo calargli dentro la pasta. Saltiamo bene per far amalgamare bene tutti quanti gli ingredienti. Gli ultimi 30 secondi di cottura della pasta glieli facciamo fare qui all'interno della padella. Quindi spegniamo il fuoco e aggiungiamo il pecorino o il parmigiano e continuiamo a mescolare fino a che non abbiamo ottenuto la giusta densità. Se ci dovesse risultare troppo asciutta, aggiungiamo ancora un pochino di acqua di cottura della pasta e la facciamo saltare. Se ci dovesse risultare troppo liquida, aggiungiamo un pochino più di pecorino o di parmigiano. Andiamo dunque ad impiattare. Ed è verità! È spettacolare! E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio, ma io in realtà l'ho già fatta per gli amici di Instagram e per ricordandovi che comunque sono presenti anche sui social, Twitter, in media network, come si chiama quella roba lì, e quindi condividi e mettici un bel mi piace, perché per me è molto ma molto importante. Iscriviti al mio canale e poi il mio sito internet, dove trovate tutte quante le mie video ricette. La mia domanda è: questo piatto qua l'ho fatto per me o per gli altri? E io mi la marmita, mi sa che io mi faccio fuori la marmita e questo piattino qua, così che è vero che è grande, però è poco. Sarà buona o non sarà buona? Andiamo a fare la prova dell'assaggio. Funghetto, salsiccia, funghetti, vediamo qua, guarda la pasta, bella. Madonna. Prendiamo prima un pochino di pasta, vediamo, buona.
Funghetto. La salsiccia. Mamma che bontà. È troppo buona, è stata molto ricca, devi provarla, devi farla, davvero, da sciupasse lo snello. Guarda che meraviglia, ma veramente buona, ma buona, 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 non buona, e la prossima video ricetta. Ciao, lo quiero mucho, besos y abrazos, ciao, alla prossima.